investe in me, rappresentante uno dei speaker unica associati di un rodaggio che si chiama Radio Civetta, che praticamente è questa qui che trovate, questo cartellino un po' su tutti i manifesti di me, che siamo alla Limonaia questo pomeriggio, faremo un po' di diretta, si trovano le chiavi della diretta. Il seminario che vado a presentare si chiama Come ti incollo la radio, anche soluzioni bestiali per problemi normali, ovvero molte persone pensano che gestire una radio, un sistema abbastanza articolato come una web radio possa essere molto semplice, ma a volte purtroppo non è così. Si richiedono delle soluzioni, si richiede di risolvere alcuni problemi che in realtà a volte portano altri problemi. Vi comincio un po' a parlare della situazione che ho io e che abbiamo noi. La radio che porto qui, che vi descrivo, è una radio, quindi va solamente su internet, almeno per ora, a meno che non avete una frequenza da regalarmi. Ci sono presso a poco 70 volontari che si alternano durante una settimana per creare un palinsesto di 40 ore circa di trasmissione, e quando di trasmissione live, quindi sempre in diretta, quando queste trasmissioni in diretta non ci sono, c'è uno streaming automatico che trasmette musica a rotazione 24 ore al giorno per 7 giorni su 7. Un impegno costante che richiede uno sforzo assurdo. Quindi il problema principale è, per un'attività volontaria come questa, in cui ognuno non ha solamente la responsabilità di gestire una radio e non è questo il suo principale lavoro, servono soldi e tempo per gestire la programmazione, per gestire tutte quelle cose burocratiche, tecnologiche o meno, che in un apparato normale sarebbero gestite o da una persona o un gruppo di persone, o anche da dei software dedicati che però costano una fracata di soldi, detta in maniera molto semplice. Anche semplicemente la gestione e la divisione tra una regia automatica e una regia manuale diventa un compito un pelino più complicato di quanto si pensi. La gestione di diverse regie, diverse postazioni di trasmissione. Noi abbiamo, faccio un esempio, la nostra postazione principale si trova qua a Pisa, ci sono delle persone che trasmettono da Pisa, altre persone che trasmettono da Prato, altre persone che trasmettono da Padova. Quindi, dislocando queste postazioni, abbiamo bisogno di trovare una soluzione che metta d'accordo queste diverse postazioni. Dobbiamo capire quante persone ci ascoltano, come migliorare i programmi, quindi abbiamo bisogno di statistica. Dobbiamo capire o trovare delle soluzioni semplici per creare dei podcast e pubblicizzare le nostre trasmissioni, perché chiaramente, non avendo sempre a disposizione una frequenza, dobbiamo farci pubblicità e quindi riproporre le nostre trasmissioni, gestire delle repliche. Tutte queste soluzioni, tutti questi problemi sono semplici all'apparenza, drammatici. Quindi scriviamo dei software. Pensavamo di avere un problema, adesso ne abbiamo due. Molte delle soluzioni software che sono, diciamo, a basso costo monetario, a volte possono essere ad alto costo umano, ad alto impatto umano, specialmente se ci sono poche persone che ci possono lavorare, specialmente se questi software vengono raccattati e sistemati insieme. Alla buona, una situazione in cui diciamo siamo in una specie, siamo un po' una specie di Giovanni Munciaccia con forbici arrotondata, punta arrotondata e colla, e dobbiamo sistemare tutto quanto. Quindi nei prossimi 25 minuti vi darò un esempio, tre esempi nello specifico, di soluzioni, di problemi che abbiamo dovuto affrontare e che abbiamo risolto brillantemente, con brillantemente scritto molto in piccolo, con un carattere, diciamo, grigio su grigio, in modo che non si capisca bene, che effettivamente di brillante non c'è più di tanto. Ma quantomeno funziona. Ogni tanto serve un po' di manutenzione, quello purtroppo è lo scotto da pagare se non si vuole spendere
molti soldi, e se si vogliono utilizzare degli strumenti che si sono fortunatamente open source, ma che a volte non sono propriamente mativi. Comincio con un problema abbastanza semplice. Abbiamo un server di streaming al quale tutti quanti si collegano chiaramente e ascoltano la musica. Abbiamo il nostro computer principale dal quale viene trasmessa la regia automatica, cioè opera la regia automatica, vengono trasmesse le trasmissioni live tutti i giorni, e ci troviamo in una situazione in cui, per chi non conoscesse la nostra radio, ora come ora la nostra sede principale si trova all'interno del teatro Rossi Aperto, e un teatro riaperto l'anno scorso dopo 60 anni di inattività, e quindi ci siamo accampati, diciamo, alla bella e meglio. E in questa situazione abbiamo una connessione wireless su cui spariamo i nostri dati, la nostra musica e lo streaming che abbiamo codato, e lo mandiamo verso i server di streaming, che non è sempre stabile. In più ci troviamo vicino a un impianto elettrico con molte persone che mettono le mani su vari svariati interruttori, dove c'è scritto chiaramente non spegnere, ovviamente la tentazione è forte che uno va a spegnere, pulsante rosso così. E quindi queste sono le situazioni di routine. Oltre a queste ci sono ogni tanto c'è bisogno di operazioni di manutenzione, quindi spegnere il computer, sistemarlo, ripulirlo, fermare lo streaming, o semplicemente d'estate, d'agosto, si impacchetta tutto quanto e si porta via, o quando si fanno delle dirette esterne che richiedono effettivamente tutta l'attrezzatura viene smontata, come ad esempio ci è successo durante l'Internet Festival, la nostra postazione si è spostata direttamente alle logge di Banchi. In queste situazioni lo streaming è muto. Lo streaming muto significa che nessuno ascolta. Se nessuno ascolta, a nessuno viene la voglia di riascoltare. Questo significa perdere dei potenziali ascoltatori. Ed è un dramma per una web radio, o comunque per una realtà molto piccola. Qual è la soluzione? Creare un streaming di emergenza che sia dislocato solamente sul server. Il server però è un serverino molto piccolo, è una macchina virtuale con poco spazio a disposizione ma con tanta banda. Quindi cosa facciamo? Sfruttiamo la banda, scarichiamo, o meglio cerchiamo dalle piattaforme musicali che esistono in internet dei brani da poter utilizzare, di solito Creative Commons o comunque licenze libere, effettuiamo lo scaricamento di questi brani, ne effettuiamo il transcoding, ovvero la codifica di tutti i brani diventa unica, di solito è a MP3 128 km al secondo, e quest'unico stream che creiamo viene rimandato al nostro server. Magicamente abbiamo uno streaming di cui nessuno parla, perché chiaramente è uno streaming che si trova all'interno del server, non possiamo operare con il server, ma al momento opportuno lo utilizziamo. E questa è l'unica cosa che fa questo nostro script. Il nome è CloudEyes ed è uno script in Python molto semplice che, una volta avviato, in linea di massima non si ferma più. Quindi deve essere ucciso. Viene ottenuta la lista dei brani, inizia il download, c'è il transcoding, questa operazione procede all'infinito fino alla morte termica dell'universo. E vengono utilizzati semplicemente Python e l'encoder LAN. Molto semplice, molto veloce. Funziona? Sì. È stabile? No. Perché non si può mai sapere cosa può succedere. Anche il programmatore più esperto sa che gli inconvenienti sono all'ordine del giorno. Un brano può essere interrotto, il download di un brano può essere interrotto a metà, il server di SoundCloud magari non pensa che non sia molto opportuno e acconcio che ci sia una macchina che scarica continuamente, brano alla volta, ma continuamente dai suoi server dei brani. Insomma, ci sono tutte queste possibilità. Il LAN encoder si rifiuta di fare il suo lavoro e quindi ogni tanto anche questa soluzione si inceppa. Ma a parte queste situazioni, diciamo che è una soluzione che in linea di massima per 24-48 ore funziona abbastanza bene. Dopo c'è da ricontrollare. Questo
risolto, fortunato. Un problema un po' più difficile. Quando non ci sono le trasmissioni, come ho detto prima, c'è musica a rotazione. Per problemi di SIAE, ritorniamo ai costi, la musica in rotazione è una selezione di musica Creative Commons. Per chi non lo sapesse, su internet esistono molte etichette indipendenti, si chiamano Net Labels, che forniscono un pacco spropositato di brani scaricabili da internet, di artisti conosciuti o meno, dipende se siete fortunati o no, e se trovate la Net Label giusta. Quindi, utilizzando queste informazioni, abbiamo creato un database musicale di circa 20.000 file, che approssimativamente nel nostro, nella lunghezza calcolata sono un anno di musica. Il problema è che questa musica è molto variabile, esistono tantissimi generi, per creare una collezione del genere molto grande uno deve più o meno affidarsi alla fortuna. Oltretutto, più gli artisti sono sconosciuti, più le etichette sono indipendenti e soprattutto più sono basate sulla buona volontà di un strettissimo gruppo di persone, più il prodotto finale risulta diciamo mediocre. Possono esserci, si può andare dalla semplice informazione mancante, delle semplici informazioni mancanti, tipo c'è un brano musicale di cui non sappiamo né il titolo né l'autore, si può andare fino via via giù a scendere fino a diciamo ad avere dei file musicali che fanno prettamente schifo, e questo purtroppo è un problema da risolvere. Non siamo in un mondo perfetto, questa cosa, questo problema non affligge solo noi, affligge qualunque tipo di emittente radiofonica. In emittente radiofonica normale ci sono persone che catalogano la musica, la inseriscono all'interno degli archivi, ci sono persone che direttori artistici o comunque persone atte a questo scopo preparano delle playlist o comunque selezionano dei generi da far suonare alla regia automatica, e questa cosa si protrae per tutta la durata della giornata. Nei casi più fortunati, come non so, una cosa potrebbe essere la BBC, ci sono dei programmi che fanno questa cosa abbastanza automaticamente. Abbastanza significa che ci sono comunque delle persone che controllano. Quindi non siamo in un mondo perfetto, ma noi, o quantomeno alcuni di noi che sono informatici e vogliono migliorare un po' questa situazione, quindi cosa facciamo? Creiamo un sistema di catalogazione della musica. Che cosa fa? Ad ogni brano inserito comincia e fa diverse cose. Ci sono diversi thread, qui comincio ad entrare in particolare, che praticamente aprono il file musicale col coltello, lo squarciano analizzando i dati prettamente musicali, quindi i beat per minuto, quanto è veloce la traccia, la lunghezza del file, quanto dura. Poi si analizzano i metadati, quindi il titolo se c'è scritto, l'autore se c'è scritto, l'album sempre se c'è scritto, e si calcola un fingerprint con degli algoritmi che non abbiamo scritto noi, ma che sono piuttosto standard. Questi dati, nello specifico i metadati, vengono inviati e comparati con i dati che sono all'interno di alcuni siti internet o alcuni archivi internet. Grazie a Dio qualcuno ha inventato internet e grazie a Dio qualcuno ha inventato lo user generated content. Quindi abbiamo una vasta quantità di informazioni che possono essere reperite su internet, e probabilmente, se abbiamo fortuna, i brani che abbiamo catalogato, che stiamo catalogando, forse sono catalogati in modo migliore da qualche altro disperato come noi che ha avuto questo stesso problema
precedentemente e quindi ha deciso di aiutare l'umanità. E quindi cosa facciamo? Prendiamo i nostri metadati e li confrontiamo con ad esempio Last.fm, Discogs o anche MusicBrainz e tutti questi altri archivi che si trovano su internet. Questa cosa viene fatta per ogni singolo file, 20.000 file, vedete un po'. Una misura un po' più accurata la dà il fingerprinting. Come dice la parola, è l'impronta digitale calcolata sul brano specifico. Solamente quel brano, di massima, ha quell'impronta digitale. E se siamo fortunati, quell'impronta digitale è all'interno del database di AcousticD. E se c'è, abbiamo altre informazioni. E tutte queste informazioni vengono inserite all'interno di un database, in questo caso sicuramente Light, e poi vengono comparate. Quindi sicuramente tra tutti i database che abbiamo ci saranno delle discrepanze. Vengono analizzati le varie informazioni e tramite algoritmi super fantascientifici vengono decisi quali saranno i dati più appropriati. Diciamo che il limite minimo, ad esempio nel confronto tra generi e tag, sono riferiti alla Last.fm, il genere musicale di un brano viene riferito ad esempio a Discogs, il confronto per essere, diciamo, per somigliarsi, due brani o due generi musicali, due tag devono avere almeno il 95% di somiglianza, quindi rock e pop rock non sono simili, rock e croc potrebbero essere molto simili. La terza parte che fa questa applicazione è la generazione di playlist. Abbiamo tutti questi dati? Abbiamo catalogato la musica? Molto bene. Adesso ci servono delle playlist. Creiamo un server HTTP che risponde alle nostre richieste. E quindi chiediamo al nostro server in ascolto su una porta 8080 all'interno dello stesso computer, ma anche all'interno di qualche altro. Può essere delocalizzato tranquillamente a questo punto, di crearci quindi una playlist basata su una serie di generi che gli forniamo noi. In questo caso vogliamo una playlist che contenga per la musica rock, soul e blues. Al primo passaggio di questa richiesta vengono selezionati tutti i brani che sono sicuramente rock, soul e blues, quindi all'interno dei metadati c'è una scritta proprio questi generi. Nel secondo passaggio invece vengono forniti tutti i brani che, il cui genere assomiglia a rock, soul, blues, almeno per il 95% di questo confronto. E in questo modo otteniamo una playlist immensa su 20.000 dati. Funziona? Sì. È stabile? Sì, perché comunque viene utilizzato. Ma c'è un punto interrogativo, come vedete, perché? Perché anche qui, come prima, non siamo in un mondo perfetto. E l'errore umano all'inizio della catena può essere controllato in maniera, diciamo, non perfetta. Faccio un esempio qualunque. Le informazioni che sono all'interno dei tag di Last.fm. Andate a confrontare con dei generi qualsiasi, troviamo queste informazioni qui, sono diciamo ordinate per delle persone che ascoltavano i brani che abbiamo scaricato e che abbiamo analizzato, hanno deciso di taggare, quindi di inserire un tag relativo associato a dei brani, ad esempio con dei caratteri F, 7P, TNT o cose del genere, di cui in questa parte qui, in questo insieme qui, l'unico che potrebbe essere un genere musicale è questo. Questo non credo, però potrebbe aiutarvi. Andando avanti, vediamo che magari la situazione migliora un po' e ci sono effettivamente dei generi musicali che possono essere utilizzati. Ma allungando ancora la stringa e andando a cercare informazioni più dettagliate, cominciano ad apparire queste informazioni, che sicuramente non sono generi musicali, ma sono impressioni, fino alla distruzione totale. Questa è un'unica riga che ho dovuto riportare in 3,
che non dice assolutamente niente riguardo al brano, se non che questo brano è molto hard, probabilmente è un brano elettronico, ma diciamo che non è rilevante, non possiamo compararlo con nessun altro tipo di informazione, perché è l'unico brano che ha questa informazione, e il genere hard sex electro non è, diciamo, molto radiofonico. Quindi, sì, funziona. No, non può funzionare per brani sconosciuti di artisti sconosciuti e per ascoltatori pazzi che decidono di rovinarci la vita. Ma in un modo o nell'altro cerchiamo di filtrare anche queste informazioni. Quindi, volendo, riusciamo ad avere una delle playlist concrete e mediamente ascoltabili. Però vi consiglio le 5 di mattina per... L'ultimo problema affrontato, statistiche di ascolto. Dobbiamo capire chi ascolta, per quanto tempo, da dove, come lo fa e quando. Ovvero, ci sono persone che ci ascoltano da cellulare, da portatile, ci sono persone che ci ascoltano dall'estero, sono persone che ci ascoltano semplicemente nella zona di Pisa, ci sono persone che in realtà si sono connesse e in 10 secondi hanno capito che era una radio che faceva schifo e se ne sono andate. Dobbiamo discriminare queste cose. E non esistono soluzioni a basso costo basate su, diciamo, il server, sui server Icecast, o che comunque possono essere collegate con il server Icecast, che è il server di streaming della nostra radio, come di molte altre web radio online. Non ci sono appunto soluzioni che possono essere utilizzate efficacemente, e quelle che ci sono sono brutte. Quindi dobbiamo trovare una soluzione più buona e diciamo accattivante. Cosa facciamo? Ce la costruiamo noi. Creiamo un sistema di analisi consultabile via web, quindi un servizio web integrato all'interno del nostro server di streaming, che analizza i dati del server Icecast. Ad ogni quanto di tempo vengono analizzati il numero di ascoltatori che ci sono sullo streaming. Questi dati vengono filtrati in questo modo. Se un determinato IP, indirizzo IP, che è l'indirizzo di un computer all'interno di internet, viene visualizzato, ovvero si ripresenta per più di 10 secondi, vuol dire che questa persona sta ascoltando da più di 10 secondi lo streaming, e quindi effettivamente forse ci sta effettivamente ascoltando, e quindi inseriamo questa informazione, e inseriamo l'informazione di, della lunghezza di tempo, del tempo di ascolto. Se vediamo che costantemente questo IP c'è per 10, 15, 20, 30, 140, 1000 secondi, allora evidentemente è un affezionato, oppure uno stalker, oppure il Google Bot. E questa cosa purtroppo si verifica. Questi dati, collezionati in uno script Python, sempre selezionati e inseriti all'interno di un database SQLite, avete capito più o meno quali sono i linguaggi che ci piacciono, vengono poi visualizzati in maniere diverse a seconda delle informazioni che vogliamo visualizzare. Ad esempio, per ogni giorno del mese possiamo visualizzare il numero di ascolti o di persone che ascoltano all'interno di un mese. Possiamo visualizzare durante la settimana i punti in cui, le zone, gli orari in cui c'è più ascolto, una bellissima mappa intima, oppure possiamo visualizzare quali sono i client preferiti. In questo caso, ad esempio, qui c'è un browser seguito da dei dispositivi Android, seguito da un player, bene male, seguito da un sacco di altre cose. E tutto questo viene visualizzato all'interno di una pagina web aggiornata costantemente, in tempo reale, sui dati in tempo reale, quindi una volta che si fa refresh subito si sa la misura delle persone che stanno ascoltando. Vengono tutti questi grafici, vengono disegnati attraverso le ultime tecnologie HTML5, quindi questo sono tre canvas, per chi non conosce il diciamo canvas e tecnologia HTML5 non vi preoccupate, moriranno presto. E sono così belli e colorati che gli abbiamo dato il nome Morgan Freeman.
una nota di colore così a caso che ci fa piacere parecchio. Possiamo selezionare un qualunque periodo di tempo, che può essere semplicemente un giorno, come può essere un mese, come può essere un anno. Possiamo confrontare questi dati, non è ancora perfetto ovviamente, perché è sempre una soluzione homemade, ma diciamo che dal numero di colori che abbiamo potrebbe piacere anche un business. Mettiamola così. E, detto questo, tutto il codice che abbiamo scritto si trova all'interno del sito GitHub. GitHub è una piattaforma è una piattaforma collaborativa di hosting per diciamo repository Git. Dovete sapere tutti cosa sono, comunque fondamentalmente dei progetti open source. E ci sono almeno 12 progetti su cui abbiamo messo le mani e contiamo di farne altri, perché purtroppo, come prima dicevo, abbiamo molti problemi da risolvere, abbiamo poco tempo, questo è vero, ma siamo sicuri che questi strumenti possono essere utili non solo per noi, ma anche per altre persone o altre entità, altre web radio, altre radio. Tutti questi strumenti possono essere migliorati, possono diventare delle soluzioni efficaci per tutti quanti, magari possono essere anche più gradevoli da utilizzare. Quindi tutti quanti possono accedere al codice che abbiamo scritto, possono migliorarlo, possono dare una mano a noi, possono dare queste informazioni anche ad altri, possono creare la propria web radio e magari basarla sulle stesse tecnologie che usiamo noi, perderci un mare di tempo, avere pochissima soddisfazione, ma avere qualcosa di funzionale. Senta, perché avete codificato con lame e non con formato libero? Perché purtroppo nella stragrande maggioranza delle applicazioni dobbiamo utilizzare lame. In realtà, tra le varie cose che stiamo sviluppando, che stiamo pensando di sviluppare, è una specie di proxy transcoder libero che ci permetta di usare più codifiche. Purtroppo abbiamo l'esigenza di, specialmente in questo periodo storico, dover entrare specialmente nel settore del mobile e dei dispositivi cellulari, perché la scusa delle persone che ascoltano o che non ascoltano è: devo attaccarmi ad un computer per sentirmi. E quindi abbiamo bisogno di soluzioni che ci diano, che ci permettano di creare più streaming senza dover inviare più streaming, ma quindi arrivato uno stream all'interno del server, questo deve essere duplicato, triplicato e transcodato, quindi in MP3, in Vorbis o quello che è, in M4A, in qualsiasi altro formato che possa essere letto dal maggior numero dei dispositivi, ad esempio. No, perché per esempio tutti i dispositivi Android si può sentire l'OGG, per esempio, no? Ci sono anche molti lettori musicali che leggono l'OGG, di suo, però certamente è chiaro qual è il discorso. Purtroppo quello lì è la roba. Ma pian piano si raggiungerà, raggiungendo anche l'ottimo, riusciamo anche a utilizzare queste, tutte le tecnologie disponibili. In realtà l'ottimo sarebbe certo. Finché i grandi continuano a usare certe cose, la RAI perché deve usare Silverlight, ad esempio, no? Visto che c'è la legge che gli enti pubblici devono, non si sa, così uno accende, accende, buono. Due domande, dunque, uno: perché avete scelto SQLite e non un sistema client server tipo Postgres o MySQL? E due, questa più musicale, da altri progetti di catalogazione di file audio che si trovano in giro, eccetera, eccetera, so che i problemi che tu hai identificato di tag pazzeschi, di cose strane, tipo musica che sentivo,
sono molto peggiori sui file DVD che usano Vorbis piuttosto che sui file MP3 che usano ID3, perché ID3 tutto sommato ha un certo numero di valori fissi, tipo il genere è un numero, capito? Non si può avere più di, mentre con Vorbis, che i cui tag sono semplicemente chiave qualsiasi uguale valore qualsiasi, si trova la più totale, il più totale caos, no? Hai rilevato anche tu questo? Avete rilevato anche voi questo? Assolutamente sì. Allora, la prima domanda, perché SQLite? Perché fondamentalmente scocciava inserire un server MySQL o un qualche altro RDBMS all'interno di una macchina che in teoria dovrebbe solamente fare produzione musicale. Ci sono delle soluzioni come Rivendell o altri tool del genere che hanno nello specifico che utilizzano dei cataloghi come MySQL, come catalogatore, ma non era quella la soluzione che volevo utilizzare. In più, in questo modo si possono, diciamo, utilizzando vari file non SQL o cose del genere, possiamo fare delle cose un po' più divertenti, tipo dividere il database, dividere il numero di processi, dividere un sacco di cose senza dover fare troppe operazioni di partizionamento del database o cose del genere. La seconda domanda: fortunatamente, grazie a ID3V2, questa situazione di supremazia di MP3 non c'è più, perché ID3V2 è il caos più totale. Anche lì ci sono dei tag che sono specifici, questo è vero, ma c'è la più totale anarchia nel creare dei tag personalizzati anche lì. Quindi la soluzione più ovvia che abbiamo usato noi è prendere una libreria che era piuttosto standard come Mutagen e utilizzarla pesantemente, visto che comunque molte soluzioni software utilizzano quella libreria lì ed è riconosciuta come piuttosto stabile e abbastanza, diciamo, abbastanza rognosa da buggerare. Utilizziamo per la libreria lì, ovviamente non avendo la certezza che funzioni, ci sono altre due o tre librerie, altre due o tre tool che fanno il controllo incrociato anche dei tool, dei tag di 3V, perché tanto alla fine ci sarà sempre quel maledetto schifoso tag che è inserito da iTunes o che è inserito da Windows Media Player, che è in coda al file oppure inserito a metà oppure che sta sopra, e quindi è molto meglio utilizzare più strumenti, fare la verifica a posteriori e capire se poi tutto è andato lì. In generale questo sistema per ora funziona. Speriamo che funzioni. Altro. Allora, fuggire.